quanto vi sentite a disagio a stare in un governo di destra, non più di centrodestra? Se finché ci siamo noi è di centrodestra per definizione, perché sennò non ci staremmo. Nessun disagio, Cattaneo. Mi vede a disagio, no, dai. Ministra, ma la parte moderata e liberale di questo governo si sente a disagio in un governo di destra? Sull'immigrazione, Bernini, condividete tutto quello che sta facendo questo governo? È un governo più di destra di quello che vi sareste aspettati voi moderati? Siete a disagio? Che la sicurezza sia una priorità non mi sembra una novità per il centrodestra. Non avrei fatto questo cancan per poi, giustamente come è accaduto, per far sbarcare poi questi immigrati. Meloni ha svelato le sue carte dopo un inizio soft e moderato sulla scia di Draghi. Quali sono le sue carte che ha svelato e che non avrebbe svelato sempre in tutta la sua vita politica? Bravo. Difendere i confini? Bene, allora sì, difenderemo i confini. Quanto si sente a disagio Forza Italia in questo governo di destra? Il presidente Berlusconi è stato il fondatore del centrodestra, quindi non può mai sentirsi a disagio. Ci ha ingannato in campagna elettorale, quella versione moderata di Giorgia Meloni, dove è finita? Cosa dice l'Italia? L'Italia dice che questa è un'emergenza che non può gestire da sola, che è un'emergenza europea. Le scelte sono state condivise. Pienamente a vostro agio in questo governo? Assolutamente sì. Poi noi di Forza Italia diciamo: non perdiamo mai l'umanità. Due, organizziamo i flussi perché servono anche persone che vengono da altri paesi per la nostra industria, eccetera. Tre, lavorare in Europa per cambiare Dublino. Che se arrivano e scappano dai loro paesi una ragione c'è. Quindi i moderati e i liberali di questo governo si sentono pienamente a loro agio. Lei continua a farmi sempre le domande birichine. Sì, ci sentiamo pienamente a nostro agio. Le sto dicendo, dobbiamo valutare il governo nel suo insieme, non si può prendere una singola parte. È chiaro che noi siamo molto più moderati. Non è un inizio muscolare sull'immigrazione che non porta a nulla? È un inizio che fa rispettare finalmente le regole. Non mi sembra che gli italiani stiano vedendo persone estremiste, stanno trovando persone di buon senso. È un inizio muscolare che mette in imbarazzo Forza Italia, per esempio? Mi sembra ci sia un imbarazzo nel realizzare il programma che abbiamo scritto insieme. Quindi era nel programma questa linea. Certo. E siamo vissuti in una repubblica delle banane fino ad oggi. La legalità sarà il primo punto, ha detto la Meloni, di questo governo. La legalità è una cosa importante. C'è il centro, Lupi, in questo governo? Sento perfettamente la responsabilità di dare un contributo importante. E la Meloni ha criticato la scelta dei medici, dei sanitari che hanno fatto scendere quelle persone dalle navi. Una scelta bizzarra, ha detto. E probabilmente c'è stata un po' di generosità nel fare i certificati medici. Sarebbe facile fare un sacco di certificati medici a persone stressate, anche in un ufficio, in qualsiasi posto. Però io credo che il dato sia l'inversione di rotta. Va bene, quindi Forza Italia sta perfettamente a suo agio. Sì. Lei no? Io sì.